Come si può trattare la porfiria a prevalente interessamento cutaneo? Una patologia molto dolorosa che colpisce alcune centinaia di persone nel nostro paese. Ci sono delle novità da qualche tempo, disponibili però solo in alcune regioni italiane, e noi ci siamo fatti spiegare questi elementi dalla professoressa Maria Domenica Cappellini, che abbiamo incontrato qui a Milano in occasione del congresso internazionale sulle porfirie e le porfirine. Professoressa, innanzitutto la porfiria prevalentemente interessamento cutaneo, quanto impatta sulla qualità di vita dei malati? Perché uno potrebbe pensare, insomma, che sono solo delle scottature, che in fondo ci becchiamo tutti. Invece cosa vuol dire per questi pazienti avere la malattia? Beh, ha un impatto sociale sulla qualità di vita enorme, perché i pazienti in molte situazioni non riescono a condurre la vita quotidiana, proprio perché non solo l'esposizione al sole in modo esplicito, quindi al mare, ma anche la luce attraverso le nubi può creare realmente una sensibilizzazione della cute che veramente diventa intollerabile. Non solo la comparsa di bolle, ma la sensazione di tensione, bruciore, che impatta sulla proprio qualità di vita e sulla stress e sulla tensione del paziente. Quindi il malato affetto da porfiria cronica cutanea è importante tanto quanto il paziente affetto da crisi acute. Non a caso la storia dei vampiri si lega alle porfirie cutanee, perché il vampiro era concepito come colui che è costretto a uscire di notte per non so. Quindi è una patologia assolutamente devastante. Anche le testimonianze dei pazienti che sono stati trattati con alcuni rimedi terapeutici resi disponibili, la prima cosa che riferisce è: la mia vita è cambiata. Ecco, veniamo ai rimedi. Cosa c'è a disposizione oggi, oppure, e che cosa si sta studiando per queste persone, e che cosa si può fare anche a livello di stile di vita? Cioè, bisogna coprirsi, bisogna, appunto, ci dica un po' lei cosa è meglio fare. Beh, i pazienti si definiscono, siamo pazienti invisibili, perché il primo rimedio è quello di coprire le parti esposte, quindi molto spesso portano guanti anche nel periodo estivo, ampi cappelli, abiti lunghi, quindi questo è un rimedio di pura semplice protezione. Si può aggiungere ovviamente una protezione solare attraverso le creme, ma questi sono rimedi così temporanei. Per fortuna la ricerca si è mossa in direzioni un pochino più incisive. Attualmente c'è disponibile un farmaco che è un derivato della melatonina, che viene somministrato a periodi, quindi in genere si fanno 2 o 3 somministrazioni all'anno, attraverso una piccola device sottocutaneo che rilascia melatonina e quindi agisce a protezione. Però anche questo non voglio dire che sia un palliativo, ma non è la cura. La cura, è, la stiamo aspettando un po' tutti, arriverà attraverso le nuove tecnologie molecolari. Quindi sono in corso di studio molecole basate sull'RNA interference, quindi su bloccare l'RNA o migliorare la sintesi di alcune proteine, e quindi ci auguriamo che nell'arco dei prossimi 2 o 3 anni ci saranno dei rimedi curativi, non palliativi. E per quanto riguarda invece l'assistenza medica, da chi si va? Dal dermatologo, in centri super specializzati come il suo, professoressa? Ecco, cosa deve fare il malato? Beh, l'approccio è abbastanza eterogeneo nei diversi paesi. Certamente il primo medico che viene consultato in genere è il dermatologo, però anche in questo caso dobbiamo considerare che la cute è una parte dell'espressione della malattia. Molto spesso questi pazienti hanno anche un coinvolgimento epatico, che può in qualche caso arrivare fino allo sviluppo di cirrosi, hepatocellular carcinoma. Quindi ci deve essere una presa in carico più globale, non solo dermatologica. Quindi io credo che per questo tipo di patologie rare sia necessario far riferimento a centri che abbiano l'expertise. Dopodiché nel team che si prende carico del paziente ci saranno le varie figure con le varie esperienze, però al centro ci deve essere un esperto di patologia.